Ed eccoci arrivati al nostro momento con l'ospite. Diamo subito il buongiorno a Manuel Martini della Polizia Locale di Bobbio. Benvenuto Manuel. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, il richiamo del Trebbia è sempre molto forte, maxi presenze dunque anche nello scorso weekend. Ci eravamo lasciati l'altra settimana con il problema delle soste selvagge. Come è andato il weekend? Allora, diciamo che questo weekend, seppur ci siano state delle criticità dovute comunque al numero, all'alto numero di turisti presenti sul fiume, il discorso delle soste, a mio modesto parere, forse è leggermente migliorato. I numeri sono un po' calati, la gente ha capito che ci sono altri accessi al fiume, quindi ha cercato di scendere dove possibile con le macchine lungo il Greto, quindi diciamo è stata un po' più attenta. Noi abbiamo elevato comunque quasi un centinaio di sanzioni nel weekend, che però sono la metà rispetto a quelle del weekend scorso, quindi evidentemente la presenza sul territorio anche di più pattuglie, così come disposto da Sua Eccellenza il prefetto, la presenza della polizia stradale, che ringrazio e ringraziamo, i carabinieri, la forestale eccetera, ha avuto anche una funzione di prevenzione e di indicazione. Molta gente si fermava, chiedeva prima di sostare, quindi avendo più punti di riferimento sul territorio siamo sicuramente riusciti a gestire meglio la situazione. Ma secondo te Manuel, perché ancora le persone non capiscono anche la gravità di certi gesti, come insomma parcheggiare in curva per la pericolosità, oppure parcheggiare in alcuni tratti dove poi si impedisce il passaggio dell'ambulanza? Guarda, purtroppo quello secondo me è proprio mancanza di buon senso e di educazione di queste persone, perché mettendo una macchina dietro una curva sulla statale 45, magari un po' di traverso rispetto all'asse stradale, si crea sicuramente un pericolo per gli altri e per se stessi. L'altro atto di inciviltà, appunto, che abbiamo riscontrato ieri, nonostante una presenza di cartelli, tabelle informative che abbiamo messo lungo i due accessi, diciamo, del fiume Trebbia per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso a San Salvatore, alla Berlina, eccetera, la gente proprio se ne frega. Abbiamo messo nastri e quant'altro. Quindi abbiamo, scusate il termine che ho utilizzato, ma è proprio per dare l'idea che insomma non è non voler far mettergli la macchina per chissà quale motivo, mettere un cartello per fare la multa. È che anche ieri, quando Croce Rossa è dovuta scendere con le automediche alla berlina, non passava. Abbiamo dovuto cercare i proprietari delle auto, abbiamo dovuto fare due o tre sanzioni. Il problema però diventa sostanziale quando un'ambulanza deve raggiungere il garetto del fiume per soccorrere una persona che sta effettivamente male. Anche perché questa volta è andato tutto bene, ma se un'ambulanza per colpa di queste situazioni dovesse arrivare più tardi, potrebbe essere anche fatale la cosa. Ricordiamolo anche chi ci sta ascoltando in questo momento, che magari con leggerezza lascia invece la macchina dove non potrebbe. Manuel, ma servirebbero sanzioni ancora più pesanti secondo te? Allora, innanzitutto, tanto per ricordare, qualora l'ambulanza non riuscisse ad arrivare perché la macchina è di intralcio, attenzione, perché si può incorrere anche in sanzioni penali e non semplicemente nel banale divieto di sosta. Le sanzioni, noi quelle lungo il fiume siamo riusciti a modularle e dove necessario a incrementarle leggermente, come in questo caso grazie al regolamento di polizia urbana, che in quanto il fiume è al di fuori della codice della strada. Sulla strada sanzioni più pesanti sì, però è difficile, perché comunque il lavoro che va dietro va oltre la volontà dei comuni, dei prefetti, ma è un discorso a livello centrale di revisione eventualmente delle sanzioni del codice della strada. Certo. Sicuramente il disincentivo
Più forte è il discorso della presenza dei carri attrezzi. Anche Noi. perché abbiamo sentito anche il sindaco in diretta con noi l'altra settimana, si cambia registro o bisognerà prendere anche altri provvedimenti per chi insomma fa questo tipo Certo. di parcheggi per tutta la strada. E l'ultima cosa che volevo chiederti invece, perché voi siete impegnati su tutti questi controlli, quindi per voi sono weekend veramente di fuoco, ma anche sui controlli sui bagnanti nella spiaggia. Qui le cose sono andate abbastanza bene? Sì, allora, sulla spiaggia sia nella Perché giornata avete di messo dei sabato. cartelli anche per questo, no? Per informare le Sì, persone. sì. Non ci sono scusanti. No, 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 quest'anno devo dire che abbiamo cercato di fare, siamo partiti in ritardo a causa del Covid, ma abbiamo Certo. cercato di fare prevenzione e informazione ai massimi livelli. Abbiamo posto una cosa come solo nel tratto tra le terme e la berlina e San Salvatore una quarantina di cartelli, in bilingue, con dei bei disegni molto chiari che ti dicono che cosa puoi fare e che cosa non puoi E i fare. La comportamenti sono presenza. stati buoni. Sì, assolutamente sì. Ecco, questo weekend abbiamo visto una riduzione delle sanzioni sul discorso del bivacco dei rifiuti, perché sono state elevate solamente due a fronte delle 5 o 6 dello scorso weekend. Quindi la presenza delle guardie, della forestale, che qui del comando di Bobbio, che ringrazio, che ha lavorato alla Cremente anche lei tutte e due le giornate del weekend. La nostra presenza e poi forse anche la presenza, ripeto, di Croce Rossa, di Bobbio e Marsaglia, perché comunque sono persone in divisa, sono punti di riferimento e quindi il territorio rimane comunque più presidiato, anche se sotto un altro aspetto ovviamente. La gente si sente più controllata e quindi evidentemente evita di porre in essere comportamenti che non, Che non vanno bene. insomma, che non vanno bene, ecco. Manuel, grazie per essere stato con noi. Ci ha portato puntualmente tutte le notizie di un weekend molto caldo in questo senso, dopo tutto quello che era successo l'altra settimana. Giustamente un intervento più che legittimo da parte dei sindaci e del prefetto. Speriamo che la situazione possa continuare così. Teneremo naturalmente monitorato il tutto. Intanto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Grazie a Manuel Martini della Polizia Locale di Bobbio per essere stato ospite di Radio Sound Piacenza 24.